Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Perdonate la mia assenza se non ho potuto registrare tutorial e cose varie, ma presa dai miei impegni purtroppo non ho potuto fare tutorial di make-up, eccetera. Comunque oggi vi mostro un make-up molto veloce, pratico e facile che io eseguo ogni giorno. Molto semplice, appunto, come dicevo prima. Allora, dunque, partendo dalla base degli occhi, ho applicato dunque il correttore di Essence Multitask nella colorazione 02 e poi ho fissato il correttore con la cipria libera in polvere libera di Rocher. Ora, fatto questo, prendo un po' di nero, colore nero dalla palette di Ultimate di NYX, questa qui che ho già mostrato negli altri video, e lo applico qui, porto su e lo sfumo. Così. Qui sembra che ci sia la macchia, ma non è così, eh? In questo modo. Ora, come ombretto, applico il nuovo ombretto di Wycon, il Last Crush nella colorazione 0204. Sì, questo è un ombretto pazzesco. Veramente tutti gli ombretti nuovi usciti da Wycon sono bellissimi, perché sono molto scriventi, si dividono in matte, shimmer e ibrido. Questo fa parte della shade di ibrido, cioè vedete un po', sono super pigmentati, cioè vedete, sono meravigliosi. Adesso applico appunto l'ombretto. Qui, vedete? Solo questo, secondo me, ha già fatto il make-up per come è luminoso. Ne applico un altro po' qui. Molto, molto luminoso, vedete? Ora, il pennello così, molto sottile a modo di eyeliner, prendo un po' di ombretto nero e traccio una linea sottile così e la porto fin qua. Guardo un attimo lo specchio, così vedete? Ho applicato poi come contorno occhi il siero di Revitalif, questo qui filler più acido ialuronico, che è buonissimo, mi sto trovando molto bene. E una volta fatto ciò, applico il correttore Multitask da questo lato in modo tale che vado a dare un taglio liftato e della linea Revolution Ear Filter Finish, questo qui nella colorazione CO5, CO.5, l'avevo già pubblicato in un video precedente, ne applico proprio un pochettino qui, giusto per dare un po' di luminosità. Con una piccola blender umida lo sfumo, però mi fermo qui a metà occhio, eh? Perché mi interessa illuminare questa parte qui. Invece qui porto fino a questa zona e mi fermo, perché vado a correggere la mia occhiaia, quindi tutta questa zona, e invece vado ad illuminare questo angolo, che è quello che voglio fare io praticamente. Poi fisso il tutto con la cipria libera di Yves Rocher
che è un'unica colorazione. Prendo un po', scarico l'eccesso e fisso così. Quindi riprendo il mio pennello a penna, prendo un po' di nero, sempre dalla palette di NYX, e ne metto un pochettino proprio qui e lo spumo. Invece col pennello che uso eyeliner, prendo un po' di questo colore. Sono molto buoni questi ombretti, perché essendo appunto nella categoria di ibrido, combinano la morbidezza, diciamo, della crema e il finish in polvere che durano veramente tanto. Vedete? Ne metto un po' qua e qui, in questo punto qui dell'occhio. Ora invece voglio mettere un po' di matita bianca qui, la sfumo qui sopra. E all'interno dell'occhio. Vedete? Molto semplice e pratico. Ora applico il mascara nero, quindi di Sublima di Astra. Una sola passata, faccio la seconda. Sporco le ciglia giù. Prendo il make-up per quanto riguarda gli occhi. Ho usato per ridefinire le mie ciglia la matita Geisha Brows di Astra nella colorazione 4. Invece, per quanto riguarda il viso, avendo fatto la mia skincare, subito dopo ho applicato lo Skin Silk di Revolution, anche questo pubblicato in uno dei miei video. Poi, per quanto riguarda invece il contouring, l'illuminante e il blush della linea di NYX, uso il contouring, che è formato appunto da questa punta, ne applico un poco qua, un poco qua, qui, qui, naso. Dall'altro lato abbiamo l'illuminante, lo applico qui, qui, qui. Qui. E infine abbiamo il blush, uso quello di Catrice, uno degli ultimi, nella colorazione di Ciclamino. Qui metto il blush e adesso vado a sfumare il tutto. Vedete? Molto pratico e veloce. Qui abbiamo l'illuminante, qui invece abbiamo il contouring, il naso. Vedete? Molto pratico, veloce, semplice, voglio dire. Invece per quanto riguarda le labbra, le ho contornate con la matita rossa di Essence. Precisamente la matita è la numero 205 My Love, questa qui, e
poi il rossetto di Sephora, la linea del numero 19, però sono i rossetti di Lip Stories, questo qui, ed è rosso, rosso fracco, come piace a me. Ebbene, che dirvi? Io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Questo è il mio make-up che seguo ogni giorno. È molto semplice, pratico e soft, se vogliamo. Io vi mando un bacio e vi aspetto nei commenti. Ciao!